9 luglio 2023, 9 luglio 2024. Il vescovo della diocesi di Fano Fossombrone Cagliipergola, Andrea Andreozzi, festeggia il suo primo anno nel nostro territorio diocesano dopo le dimissioni per raggiunti limiti di età, 75 anni, di Don Armando Trasarti, che ha guidato la diocesi marchigiana dal luglio del 2007. Erano le 17:15 circa, Andreozzi scende dall'auto e incontra inizialmente il sindaco e il prefetto. Un momento di grande festa per i cittadini fanesi che hanno accolto il nuovo vescovo al Pincio in un caldo pomeriggio di luglio. Presenti le autorità civili, militari e religiose, tanti ragazzi, fedeli e le associazioni della città. Al termine del rito di benvenuto, la prima santa messa in cattedrale. In nome del Padre e del Figlio. Nei giorni successivi, invece, la visita nelle parrocchie e l'incontro con le realtà diocesane. Don Andrea, innanzitutto le chiedo come è andato questo primo anno nella nostra diocesi. È stato un anno sicuramente positivo, bello, ricco di incontri e di conoscenza di tante realtà, sia all'interno delle comunità parrocchiali e della diocesi, sia anche della società civile di tutto il territorio. Un anno denso di incontri che adesso tuttavia mi chiedono di fare sintesi e di passare dalla conoscenza alla riconoscenza e alla gratitudine per come sono stato accolto, ma anche al riconoscimento, cioè non vorrei dimenticare i tanti volti e le tante realtà incontrate per poter portare avanti anche il discorso e per poter anche riconoscere la bontà di tante esperienze che ho visto all'opera in questo territorio e in tutta la nostra Chiesa diocesana. Lei oggi festeggia appunto un anno nella nostra diocesi. Che cosa ricorda di quel 9 luglio del 2023? Fu una giornata indimenticabile. La prima, il caldo di quella domenica, al quale tuttavia collego il calore della gente che mi accolse con grande gioia, con un clima di festa davvero autentico, non formale, quindi l'incontro con le autorità. Che cosa gli ha colpito del nostro territorio e della nostra città? La bellezza del territorio, la bellezza dei monumenti, la bellezza, tante opere d'arte che ci sono, ma il territorio è fatto da persone e quindi anche l'autenticità della vita della gente, con le problematicità ma con anche con tanti punti di forza e tante esperienze in positivo. In questo primo anno è riuscito a incontrare tutte le realtà della nostra diocesi? Un anno è un tempo lungo ma è anche un tempo breve, quindi occorrerà avere la disponibilità di tornare ad incontrare, a conoscere, a riprendere in mano le questioni che mi sono state accennate. C'è un momento piacevole che ricorda particolarmente? Ma i momenti piacevoli ce ne sono stati tanti. L'accoglienza ricevuta qui a Fano, nelle altre sedi che compongono la nostra diocesi, Cagli, Fossombrone e Pergola. La disponibilità dei preti, che mi hanno accolto bene fin dall'inizio, si sono resi tutti pronti a fare ciò che magari serve di più in questo momento. E ci sono stati anche dei momenti divertenti? Ah, divertente, ho fatto ancora i conti con la mia scarsa conoscenza del territorio. Purtroppo non mi sono perso soltanto una volta, mi sono smarrito con l'auto, con la bicicletta più di una volta e quindi divertente è stato il mio essere abbastanza imbranato nel capire un po' il senso della posizione. E quindi di divertente c'è la capacità di fare un po' ironia di se stessi. In ultima battuta, Don Andrea, quali sono i prossimi obiettivi all'interno della diocesi? Più che all'interno, obiettivi possiamo darceli se guardiamo oltre i confini. Quindi il vero obiettivo è non essere e non pensarci mai in modo autoreferenziale, non pensarci mai al centro del mondo, a partire anche dalle nostre stesse persone. E quindi gli obiettivi vanno un po' chiariti in relazione ad altri e soprattutto facendo anche un'attenta riflessione sul presente e su quello che ci viene chiesto. Ma è anche la realtà che parla e che ci dice ciò che dobbiamo fare.